presentazione che è stata ricca, perché ha fatto vedere quali sono le tematiche, i processi fisici che dobbiamo affrontare parlando del rischio idrogeologico, la complessità, la vastità, l'eterogeneità di questi fenomeni. Ci sono aspetti assolutamente controintuitivi, per esempio mi ha colpito vedere che quanto più materiale solido c'è, tanto più ci aspettiamo degli eventi rapidi, veloci, invece intuitivamente uno pensa che più acqua c'è, più la fase liquida è presente, ricca, tanto più, e invece non c'è solo questo aspetto, ci sono le tendenze, eccetera, che danno questi esiti. È stato ricco anche per quanto riguarda la descrizione non solo dei fenomeni, ma delle competenze anche delle persone che sono chiamate, e solamente in ambito tecnico, cioè di quelli che fanno da descrittore del fenomeno. Io ho segnato qua ingegneri ambientali, fisici, geologi, forestali, idrologi, l'idropedologo, neanche sapevo, il geomorfologo, il geotecnico, probabilmente ce ne sono ancora altri. Questo per dire che è necessario il dialogo, è necessario affrontare la complessità della materia con un'ottica nuova. E chissà che magari poi all'interno di Franca non salti fuori che c'è anche un idropsicologo, un idrogiornalista, che ne so, un idroamministrativo, cioè. Andremo verso situazioni di questo tipo, immagino, ma così dando un po' libero sfogo alla fantasia. E direi che poi la parte finale della presentazione di Riccardo ha dato proprio, come dire, ha ceduto il passo a temi, ad argomenti che aprono bene poi il percorso che adesso verrà continuato dall'intervento dopo la pausa caffè del professor Rosati, dove parleremo di mappe del pericolo, e quindi andremo a valutare cose che sono molto attinenti alla protezione civile. E anche il professor Rigaud ha parlato che quando si affronta, ha detto anche, ha fatto capire che quando si affronta il tema del rischio idrogeologico bisogna considerare poi che l'acqua e il sedimento sono comunque fattori di cui abbiamo bisogno, sono fattori positivi, a Ravina si è costruito lì per un certo motivo, eccetera, eccetera. E questo richiama anche un nuovo conio che adesso si usa per affrontare queste tematiche, guardando a questi elementi come elementi utili e che danno un beneficio economico-sociale, e che è la parola, una doppia parola, che è servizio ecosistemico. Ecco che l'uso, l'introduzione di questo tema fa capire che comunque siamo in un mondo che non solo è complesso di suo tecnicamente, ma è complesso proprio a livello decisionale, perché dovremmo sempre considerare gli elementi acqua, solido, eccetera, come elementi che da una parte sono un pericolo, ma dall'altra parte sono anche una risorsa necessaria. Ok, allora, domande. Ancora io la prima, libera nossa malo, forse il malo allora era anche il pericolo idrogeologico, secondo te nella mente di Meneghello voleva dire qualcos'altro, pensava a Non lo qualcos'altro. so. Dunque, Luigi Meneghello è di un paese che si chiama Malo, quindi libera nostra Malo, cioè, No, scherzo. non lo so. Domande? C'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere? Qualche curiosità? Di curiosità c'è la malografia, c'è una raccolta degli eventi egiziani, ma nel 1815 alla biblioteca di Si chiama malografia. Manografia, la raccolta di tutti gli Sì. eventi malvagi del clima. Non ho capito. Ah, Man bello però. manoscritta, la biblioteca dei Francescani. Sì, no, l'altra cosa che cui mi ero dimenticato di dire, no, che però tu in qualche modo mi hai ricordato, è che sì, la ragione per cui ho citato anche il Rio delle Amazzoni è perché, per esempio, nelle nostre terre c'è una tradizione anche di cooperazione con i paesi del terzo mondo, no? I paesi del terzo mondo in genere hanno, in particolare in Africa, cioè ovviamente anche in realtà lo sappiamo sul Rio delle Amazzoni perché abbiamo avuto una conferenza qui, sono delle terre tra virgolette vergini dove naturalmente l'interesse per esempio per la produzione idroelettrica, per il raggiungimento di certi standard di vita, prevede certe opere idrauliche, per dire, in particolare la costruzione di alcune dighe, nell'ambito di questi grandi fiumi, no? Allora, in qualche modo volevo anche
ricordare che sì, queste dighe portano dei vantaggi, però nell'idea dei ecosistemi, del servizio ecosistema, portano anche degli svantaggi. Delle dighe, per esempio, che adesso sono state costruite sul Niger, hanno sì aumentato il benessere della popolazione a monte, ma hanno completamente alterato, per esempio, la struttura economica delle popolazioni a valle, perché sono scomparse, c'erano coltivazioni legate all'abbondanza di acqua, che adesso invece è regolata, c'erano delle marshes, delle lagune, non sono lagune, sono delle zone comunque acquitrinose, che avevano alimentato una certa economia di sussistenza, che adesso è completamente stravolta, no? E certamente queste sono operazioni che si possono fare, però bisogna sapere che ci sono anche questi risultati, perché adesso la popolazione a valle non è più indipendente dal punto di vista economico, per esempio, e non sono quindi state approntate quelle politiche che avrebbero accomodato l'una e l'altra cosa. Alla fine abbiamo tirato in ballo anche l'aspetto politico, ovviamente, come giusto che sia. Bene, adesso siete invitati, se volete, al bar a prendere un caffè, oppure se avete qualche